E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti nel nostro solito appuntamento live del fine settimana, ultimo appuntamento live della settimana. E se questa settimana ci siamo visti più volte del solito, perché vi ho portato ieri e vi è piaciuto parecchio secondo me un ospite d'onore, il nostro mitico avvocato Micheli, che ho visto mi avete mandato un sacco di feedback positivi e ho deciso che poi in futuro lo richiamerò magari ogni qualche mese, giusto per andare ad aggiornarci sulle normative, insomma mi direte voi poi quando vi interessa ritrattare l'argomento. La prossima settimana sarò live una volta in più io, stavolta non sul mio canale ma come ospite da Emiliano, che anche lui mi continuate a dire ma quando è che fate qualcos'altro insieme. Ecco, voi sapete che mi piace collaborare, mi piace portarvi anche altre voci, andare come ospite da altre parti, e quindi continuiamo sempre con questa onda, ecco, su questa onda. A proposito di onda, ma sto Bitcoin la fa partire un'altra onda rialzista o adesso si ferma un attimino? Perché è in un momento assolutamente cruciale, tanto per cambiare, perché sta di fatto cozzando. Adesso questa linea è talmente sottile che non si vede, questa linea di resistenza che ho disegnato in giallo, ma di fatto siamo ai massimi storici, cioè siamo ancora ai massimi storici e dobbiamo decidere che fare, ovvero faremo una sorta di doppio massimo locale, un piccolo storno per poi ripartire. Doppio massimo non nel senso che parte un bear market, è doppio massimo nel senso che magari facciamo una specie di tazza, no? Il famoso cup and handle, oppure andiamo diretti a bucarlo, non lo so. Fatto sta che oggi andiamo a vedere i vari scenari possibili e come comportarsi, come io mi comporterei. L'ultimo stornino intraday l'ha fatto sia ieri che oggi e in entrambi i casi è andato a prendere proprio quel livello, vi ricordate, che avevamo individuato sulle 4 ore, che per ora regge. Il fatto che un livello sulle 4 ore faccia da supporto in maniera così continuativa è sicuramente un segno di domanda, però anche aprire delle posizioni così appena sotto un massimo storico è un po' spaventa, ecco. Quindi bisogna far chiarezza e la faremo alla seconda metà del live più o meno, perché per partire adesso io vi ho portato un po' di notizie rilevanti e poi ovviamente leggo le vostre domande. Io sono qui per voi, le vostre domande sono la parte integrante di questo live e la cosa a cui tengo di più in assoluto. Allora partiamo con la FOMO NFT, parliamo un po' di queste tematiche che ultimamente, non lo so, ne sto sentendo già fin troppe, non so più che cosa pensare, cioè anzi so cosa pensare, ve l'ho anche condiviso. Penso che effettivamente questa cosa degli NFT stia un po' sfuggendo di mano, ecco. Se da un lato io penso che sia una tecnologia, un trend destinato a rimanere, su questo non ci piove assolutamente, dall'altro penso che adesso appunto sia un po' troppo sotto hype. Come tutte quelle nuove cose, quei nuovi trend, siamo nella fase iniziale di iper eccitazione, di iper FOMO, e quindi io personalmente non riesco ancora a capire bene le dinamiche che muovono i prezzi, è un mercato poco liquido, io preferisco rimanere a guardare, imparare in silenzio e piuttosto perdermi eventuali gain, ma correre dentro un mercato che non conosco in preda alla FOMO sapete che non è da me. In ogni caso, la notizia che mi porta a parlare di nuovo di tema NFT è il fatto che ieri, ve l'ho anche condiviso su Telegram, è stato venduto un NFT, un'opera d'arte digitale, alla casa d'asta Christie's, che è una delle case d'asta più famose del mondo, una delle più antiche, una di quelle che hanno movimentato maggiori volumi dal punto di vista artistico, ma non solo. È stata venduta un'opera dell'artista Beeple, che è un artista che è diventato molto famoso ultimamente nel mondo della criptoarte, per 70 milioni di dollari, cioè è una delle opere d'arte più costose della storia dell'umanità, è pazzesco. Nel mondo dell'arte digitale è senza ombra di dubbio la più costosa in assoluto, perché poi questo ha messo in ombra anche il fatto che lo stesso giorno, il giorno prima non ricordo, era stato venduto un CryptoPunk per 7 milioni e mezzo di dollari. Vabbè, incredibile, incredibile. Questo, a dir la verità, lo capisco di più del CryptoPunk, cioè il CryptoPunk ha un valore simbolico, lo abbiamo capito, è l'inizio, la genesi del mondo NFT, sono stati i primi, tra l'altro pensare che all'inizio li airdroppavano, ce ne sono
1000 di CryptoPunk. Non so se avete visto il video che avevo fatto a ottobre sugli NFT, avevo citato anche i CryptoPunk, che è un po' da dove è nato il movimento, no? Di Larva Labs, è l'azienda che ha creato i CryptoPunk. Erano 1000, erano stati airdroppati, cioè il primo che arriva se lo prendeva. Sono stati fulminati in pochissimo tempo e adesso vengono venduti a 7,5 milioni. Caspita, che airdroppino proprio da niente. In ogni caso, questo lo capisco di più, è sbagliato dirlo, perché di fatto si tratta di due forme d'arte diverse che io non riesco ancora bene a capire, quindi non voglio giudicarle, non voglio dire una cavolata, non voglio dire una genialata, perché non ho le competenze, non ho le... cioè non sono in grado, non mi posso permettere di dare un giudizio sull'arte, su una forma d'arte che non riesco ancora a capire. In ogni caso, questo è un collage di 5000 diverse immagini, che infatti si può super zoomare, perché è in altissima risoluzione, dell'artista Beeple, sempre, ed è una copia unica, 21.000 per 21.000 la risoluzione, e niente, è stato venduto a 70 milioni di dollari con un'asta, quindi c'è stata un'offerta al rialzo e si è chiusa con questa cifra qui. Niente male, questo giusto per farvi capire che poi è finito in prima pagina sul cos'era, il Financial Times, non mi ricordo, non mi ricordo se era il New York Times o il Financial Times, comunque un giornale importante, una testata americana importante, ve l'ho anche condiviso su Telegram per dire che comunque è un movimento che sta veramente facendo parlare di sé anche ad alti livelli. Vale la pena rifletterci su, è sbagliato dire subito è una cagata, basta, non me ne frega niente, no. Una cosa che raggiunge questa rilevanza mediatica e muove cifre del genere, è sbagliato ignorarla. Bisogna approfondire, capire, e poi, ripeto, io non l'ho ancora capita al 100%, quindi aspetto di fare il cosiddetto ape-in, ovvero di comprare ciecamente qualsiasi cosa, perché altrimenti so che mi farei molto molto male. Poi, notizia numero 2, vabbè, non è più neanche una notizia, il buon vecchio Michael che compra altri 15 milioncini di dollari in Bitcoin a un prezzo medio di 57.000, quindi a lui non gliene frega niente, sta facendo una sorta di DCA, probabilmente un pack, non guarda il prezzo, ha comprato a un prezzo che è pressoché il massimo storico e via, se ne intasca qualcun altro. Poi Reef, voi, tanti di voi, mi continuava a parlare di Reef, e qualcuno su Telegram qualche giorno fa mi ha detto: c'è un rumor secondo il quale Alameda, Sam, quella cricca lì, no, ci sta mettendo le mani, e di fatto si è rivelato corretto. Io non so dove l'avevate preso questo rumor, ma effettivamente è stato corretto. Oggi è uscita la notizia ufficiale che Alameda Research, che è il fondo di investimento di Sam di FTX, ha investito 20 milioni di dollari nel progetto Reef, acquistando i token, non così, giusto, tenete i miei soldi, no. Ha acquistato i token e questa è una partecipazione importante nel progetto. Essendo comunque un token anche di governance, significa che Alameda Research è diventato uno dei pilastri poi di fatto della governance di Reef. Quindi io mi aspetto un'integrazione, un'implementazione con Solana, con Serum, con Radium, che sono un po' quelle piattaforme di DeFi che appunto sono costruite su Solana e che vale la pena seguire. Adesso magari ci faremo un video dedicato, perché ripeto, ne vale la pena. Però ad esempio io l'altro giorno stavo approfondendo Radium per mia curiosità personale, perché credo che inizierò a provarlo adesso a breve. Sostanzialmente Radium è un'altra piattaforma di DeFi a zero fee, praticamente zero fee e zero latenza, proprio perché è costruita su Solana, che è una blockchain di quelle altamente scalabili, insomma un simile Binance Smart Chain. Non è fatta esattamente allo stesso modo, passatemi questa eresia che ho detto simile, ma in realtà è abbastanza diversa, però come user experience è molto simile, transazioni istantanee e tutto quanto. Adesso volevo magari farvelo vedere, però non mi carica i dati. Fatto sta che ci sono, eccoli, ora sì, ci sono dei pool di tutto rispetto, ok? Cubano un centinaio di milioni già, e si appoggiano alla liquidità di Serum, che sapete è un po' il progetto
progetto, il DEX, che fa da fulcro, da cuore di tutto questo ecosistema, e poi si interfaccia appunto con la blockchain Solana, con le altre chain, con i token, con le coin tokenizzate su Solana e così via, punta a costruire una DeFi qua sopra. Ripeto, i PY interessanti, quindi potrebbe valer la pena anche provare, giusto per capire un po' come funziona, cos'è e come ci si approccia. Poi il fatto che ci siano dietro loro a gestirla mi dà comunque un livello di sicurezza abbastanza importante. Tra l'altro è pazzesco il DEX di Radium, non so se l'avete visto, sembra veramente un exchange centralizzato, ha una liquidità pazzesca e si possono mettere i limit order. E tra l'altro, guardate, ad esempio, io prima guardavo Bitcoin dollaro, la liquidità di Bitcoin dollaro, guardate lo spread, cioè è veramente basso, è $60 di spread su un DEX. Incredibile, bello. E quindi niente, è sicuramente interessante da tenere sotto controllo. E questo, ripeto, si appoggia alla liquidità di Serum, che poi è anche integrata un po' con quella di FTX, perché se c'è dietro Sam sicuramente si gira un po' la sua liquidità in modo da ottimizzare tutte quante le piattaforme. Noi ogni tanto buttiamo un occhio sul grafico di Bitcoin, perché io è da non so quanto tempo che cerco di beccare l'all time high in diretta, ma non ce la faccio mai, e se ce la faccio oggi, vabbè, siamo tutti stracontenti, festeggiamo insieme in live. E quindi niente, Reef varrà la pena tenerlo d'occhio, perché sta entrando in questo ecosistema qua e quindi non può che beneficiarne. E che altro vi volevo dire? Ah, che il grafico di Reef, tra l'altro, è molto bello anche lui, però ne parliamo dopo, proprio perché è un grafico. Ricordatemelo magari, perché magari mi dimentico. Poi notizia numero 2, Binance sotto investigazione della CFTC americana. Ecco, questa notizia ha fatto un po' di scalpore, no? Qualcuno ha visto che è stata condivisa molto, ci si chiede ma cosa succede, adesso Binance fa la fine di BitMEX. Allora, intanto questa notizia bisogna filtrarla, nel senso, è vero, c'è questa investigazione secondo queste fonti, però non vuol dire che c'è l'accusa, ok? L'investigazione ha lo scopo di scoprire se Binance permette, Binance Futures in particolare, permette ai clienti americani, agli utenti americani, di operare sulla piattaforma, perché l'America è molto rigida sui derivati, ok? L'America dice: se non hai l'autorizzazione della CFTC, che è la Commodities and Futures Trading Commission, tu non puoi andare a esercitare il tuo servizio sui clienti americani. Punto. Non ci sono se e non ci sono ma. Di fatto, Binance Futures non ha questa autorizzazione e quindi non può erogare il servizio ai clienti americani. Di fatto Binance comunque ha un KYC, blocca i clienti americani, e quindi la domanda che è al centro di questa investigazione è: ma questo blocco funziona davvero o è una finta e in realtà gli permettono di scambiare lo stesso, di operare lo stesso? Ed è quello che apparentemente vogliono scoprire in questa investigazione. Punto. È un'indagine, ok? Che non vuol dire ancora essere allo step successivo dell'accusa, che è quello che è successo a BitMEX, ok? BitMEX era stato sotto indagine già da 2 anni prima dell'accusa, e se vi ricordate, quando era stato indagato non aveva KYC, non aveva, insomma, con la VPN si riusciva tranquillamente ad accedere da qualsiasi parte del mondo, e quindi è una situazione estremamente diversa. Inoltre Binance ha recentemente assunto, adesso ho capito forse il perché, questo signor Baucus, che ve l'avevo condiviso anche questo su Telegram, Max Baucus, che si pronuncerà Baucus immagino, che è un ex senatore degli Stati Uniti. L'obiettivo, che ha lavorato tra l'altro durante il mandato di Obama, se non ho capito male, sì, esatto, c'è scritto qua. E sostanzialmente l'obiettivo è proprio essere più complianti possibili con le regole, le normative statunitensi, ok? Perché di fatto Binance ha lanciato già da un po' Binance US, che è la sua spin-off statunitense dedicata ai clienti americani, perché i clienti americani non possono usare neanche Binance normale, non solo Binance Futures. E quindi ecco, c'è da capire un po' questa cosa. Però io, il mio suggerimento è di non farsi prendere dal panico. Ho ricevuto messaggi del tipo: ma tu hai venduto BNB, cosa succede? Va a zero. Calma, nel senso, non è il caso di scaldarsi così tanto. Vale la pena seguire il caso, indubbiamente, però da qui a impanicarsi,
capite bene che c'è veramente tanta strada, ok? Non è il caso di esagerare. Lo stesso CZ, il CEO di Binance, si è espresso in maniera abbastanza forte a riguardo e ha etichettato tutto come food, ok? Perché comunque riporto una parte di questa notizia che dice che Binance non è stato accusato di aver fatto niente di male ancora, ok? Quindi questa è una fase investigativa, tutto lì. E vediamo, ok? Seguiamo il caso, ci aggiorniamo e vediamo un po' che succede, però non è ancora il momento di impanicarsi. Bene, detto questo, io ritorno da voi, anzi arrivo da voi perché non ci sono ancora stato, e partiamo con le nostre domande. Cosa ne dite? Via, via subito. Allora. Ciao Luca, considerazioni per il futuro di Venus? Anche un'analisi di Venus BNB sarebbe gradita, grazie di tutto. Guarda, Venus a me piace come progetto. L'ho usato, lo uso e quindi c'ho anche un po' di familiarità. E è un po' il maker DAO del mondo Binance Smart Chain, ok? Quindi è un pilastro della DeFi su BSC. Il fatto che la DeFi su BSC possa crescere si lega al fatto comunque di maggior liquidità e maggior valore del progetto Venus. Andiamo a vedere il grafico. In BNB però, vediamolo in Bitcoin prima, ok? Poi lo vediamo anche in BNB, visto che l'hai chiesto. Il grafico non è affatto male, allora non l'ho mai esaminato, quindi forse vale la pena, no, in realtà, partire dal settimanale, perché in realtà appunto sul settimanale non abbiamo dati. Vedete bene che abbiamo solo questa enorme leg up, che però di fatto non lascia supporti, non lascia tracce. Vediamo il daily. Il daily, ecco, non è bellissimo a dir la verità, perché noi abbiamo questa specie di... Vabbè, qui c'è un pool di domanda, senz'altro, che al momento tiene botta. Il problema è che ci vuole una bella quantità di domanda al fine di non trasformare questo pattern, di cui vedi il top puntiforme qua, in una sorta di testa e spalle. Non lo so, non è proprio il miglior grafico del mondo. Personalmente preferirei attendere. Il primo segno che volendo potrebbe andare a sancire un po' di sbilanciamento a favore della domanda sarebbe il breakout da questo cluster, ok? Quindi prendere la liquidità quassù e chiudere sopra al cluster. E allora lì, volendo, si potrebbe dire che è invalidata quell'ipotesi di teste e spalle e si potrebbe andare a cercare un trade che da qua poi va a puntare qua. Teoricamente è possibile, però essendoci questa bella punta, non lo so, a me, sapete, non convincono granché, ma in generale le altcoin in questo periodo non mi stanno convincendo. Ho preso una posizione su Ether, ma mi sa che ho cappellato, perché di fatto non sta andando molto bene, ha fatto un falso movimento anche lui e non so, mi sa che mi prenderò lo stop loss anch'io. Vediamo. Comunque, ripeto, Venus, ottimo progetto, però lato grafico c'è questo possibile costrutto di top. Ciao Luca, ma Radium non è acquistabile tramite Trust Wallet? Ho degli USDT e RC20 su Trust Wallet e per spostarli mi chiede $200 di fee. No, impossibile, saranno 20. $200 di fee per spostare gli USDT? Per spostare un token RC20? No, mi sembra un po' troppo, mi sembra tanto. Comunque, Radium, che io sappia, è acquistabile su FTX. Non so se c'è su Binance, eh? Secondo me no, perché... c'è il Ray Perp che però è su FTX, Radium USD che è su FTX e no, c'è su Uniswap, però no, su Binance no, mi sa che l'unica è passare per FTX al momento. Dunque, dove siamo finiti? Dai, è col cap and handle che entriamo a nastro. Magari sarebbe troppo bello. Quando c'è un pattern troppo bello, di solito non si palesa, però sarebbe un sogno. Aspettare, rivederlo a 52k sarebbe veramente bello. C'è da dire che qua ci ha dato un po' di possibili entry, però erano più sull'intraday. Adesso dipende tutto da questo benedetto approccio con i massimi. Vediamo. Ciao Lucone, DeFi e CeFi si fanno concorrenza in qualche modo? Se sì, com'è possibile? No, è possibile che la DeFi, una volta sviluppata come si deve, prenda mercato alla CeFi? Ma guarda, in verità la DeFi è fatta un po' per superare la CeFi, no? La CeFi è nata in contrapposizione alla DeFi, perché cambia la...
l'esserci o meno l'intermediario, è tutto lì, ok? Quindi al momento il problema principale della DeFi è un problema di sicurezza, perché se, e delle fee di Ethereum nel caso di Ethereum, però se ci fosse un livello di sicurezza nella DeFi, non dico al 100%, ma comunque più alto, quindi ci arriveremo immagino col tempo, caspita, non ci sarebbe veramente, sarebbe un no-brainer come si suol dire, e pertanto cioè, si sceglierebbe per forza di cose la DeFi, non c'è il rischio dell'azienda che gestisce i fondi troppo in maniera appunto rischiosa, ci sono solo algoritmi che vanno a gestire poi tutte le situazioni e tutto quanto. Però al momento purtroppo la DeFi espone a dei rischi molto grossi, che sono quei rischi di hack, di smart contract, di exploit e cose di questo tipo. E quindi credo che non siamo ancora abbastanza maturi per andare a prendere mercato alla CeFi. Poi bisogna anche considerare una cosa, la CeFi è molto utilizzata da chi semplicemente non ha il know-how tecnico per andare a utilizzare la DeFi, perché non è facile, no, capire come funziona il pool di liquidità, il farming, cioè non è da tutti. Provate a spiegarlo a una persona magari di 55 anni che non ha mai visto le cripto in vita sua, è molto più facile dirgli compri Bitcoin, compri le stablecoin e le mandi su BlockFi, le mandi su crypto.com, Celsius, Binance, ovunque, ecco, è molto più facile, ok? Poi vaglielo a spiegare, sì, ma è decentralizzato, dice, oh, me ne frega niente, a me basta guadagnare, ecco. E quindi il discorso è un po' questo, ci vorrà del tempo. Ciao, puoi dare un'occhiata ad Axi quando dampa sta maledetta? E Axi tanta roba, tanta roba. Per ora non ne vuole sapere di dampare. Incredibile, insane, completamente insane. Allora, per il momento sta facendo, ha fatto il suo breakout bel bello dai massimi, da qua. Poi un retest sfiorato. Poi altra leg up, pool di domanda qua sopra. Retest, leg up. Quindi, che dire, per il momento abbiamo, volendo a tutti i costi andare a cercare un'area, un livello, i 7000 sat, ok? Qua, da queste parti. Però, caspita, ci siamo già allontanati parecchio, quindi sarà dura ritestarli. Vediamo sull'intraday. Sull'intraday abbiamo un livello in più che è questo. Eccolo qua, i 7500, con un piccolo pool di domanda sopra. Quindi fino ai 7007, giù di lì, tac. Questo potrebbe essere il primo livello interessante da tenere sotto controllo. Di altro non c'è, perché poi vabbè, possiamo andare sull'orario e lì andiamo a prendere anche la zona 8750, che è stata sfiorata proprio poche ore fa. Però siamo sull'orario, ecco, bisogna sempre contestualizzare. Tra l'altro sull'orario si sta formando un po' di offerta, quindi attenzione, perché qua potrebbe esserci un po' di storno qualora andiamo a chiudere questo costrutto con un breakdown. Quindi in questo caso si potrebbe andare a vedere sui 7500-7007 come andare a cercare una posizione long aggressiva, perché comunque è un grafico esteso, bisogna sempre tenere in considerazione questa cosa. Col fatto che Axie Infinity ha scalato sul layer 2, secondo me è quello che gli ha dato una gran bella spinta. Eh sì. Poi, buonasera Luca, per me Bitcoin 52.500, ma quando? Oggi no, di sicuro direi, perché al momento è 57.500, quindi se è il tuo entry, insomma, magari, cioè se ci arrivasse non sarebbe male, sarebbe sì un possibile punto dove iniziare a costruire un long di medio termine, uno swing trade, sarebbe un ottimo punto d'ingresso. Luca, potresti vedere Reef? Ma sì, dai, guardiamolo subito. Volevo guardarlo dopo, ma lo guardiamo subito, visto che me lo chiedete a gran voce. Allora, Reef, guardate che grafico. Bah, spaziale. È precisissimo, perché l'ultimo periodo, a parte un po', vabbè, questa punta, che sapete che a me non piacciono le punte dei grafici, però qui sui 62 sat, 63, aveva trovato una sorta di bottom locale, con tanto di domanda sottostante. Dopodiché l'abbiamo
ritestata proprio oggi, stiamo facendo un double bottom da manuale. L'abbiamo ritestata proprio oggi con la super notizia del buon vecchio Sam che interviene come un cecchino quando andiamo a ritestare il supporto per fare un double bottom, arriva lui, papam, spammiamo la notizia. Così sicuramente lui li avrà acquistati a un prezzo molto migliore, no vabbè, scherzi a parte. Double bottom, qui abbiamo un range perché di fatto gli 80 sat è un'area che funge da resistenza, vedete, arriva da qua. Abbiamo fatto un falso break, quindi volendo c'è anche un pool di offerta che è esattamente equivalente a questo falso break. Quindi dobbiamo riprendercelo se vogliamo iniziare a spingere un po'. Cosa che non penso faticherà a fare adesso, a meno che questo movimento non si esaurisca in niente, non diventi poi un falso movimento totalmente assorbito, vale un po' la regola del range, nel senso il macro è bullish. Qui c'è stato un attimino di pressione verso il basso che ha portato il trend da rialzista folle a rialzista in un momento di consolidazione, ok? Consolidamento, lateralità. Questa è la punta che ha causato ciò, no? È una punta di offerta, una pressione da parte dell'offerta. Quindi al momento ci troviamo all'interno di questa realtà, questo range 60-80, quello è il range del prezzo in Bitcoin nel quale si trova Reef. Fondamentalmente vale la regola del range, quindi se andiamo a perdere il range low e andiamo a ritracciare ulteriormente non sussiste nessun tipo di condizione per il long. Se al contrario andiamo a prenderci il range high e andiamo a gravitare verso il massimo locale, assolutamente sì. Volendo si può anche fare un ragionamento anticipatore, ok, per chi vuole prendere posizione, anche se adesso magari, non lo so, potrebbe non essere il momento migliore visto che ci stiamo andando ad attaccare al range high, però se dovessimo tornare a testare la zona bassa del range è un'area sicuramente interessante per andare a costruire un po' di posizione, altrimenti c'erano i falsi breakdown, sapete, no, come si opera nel range, nei falsi movimenti all'interno, all'esterno, da una parte e dall'altra si può costruire posizioni, e anche in questo caso c'era stata la possibilità. Vi consiglio, ne approfitto per shillarvi ancora, il mio video che avevo fatto un po' di tempo fa dove spiegavo tutte le operatività all'interno dei range, dove mettere l'entry, lo stop loss, come agire, insomma un mini corso di trading di mezz'ora all'interno dei range. Questo è Reef. Poi andiamo a vedere, figa 70 milioni, quella è la reazione che ho avuto io da bravo piacentino quando ho letto la notizia dell'opera di Beeple. Ho detto proprio figa 70 milioni e sti cazzi anche ci aggiungerei. Allora, ciao Luca, complimenti per la live di ieri, grazie, un piacere. Quindi se si guardano i prezzi all'1-1, se io mettiamo che a fine anno ho 60.000 euro, non è detto che superi la soglia, perché dipende dal prezzo che avevano quelle cripto all'1-1, giusto? Sì, di fatto è stato detto così. Poi, per quanto riguarda i documenti da tenere per dimostrare i movimenti, nel caso di un DEX, bisogna scaricare le transazioni, ad esempio, da Etherscan? Sì, di fatto sì. Assolutamente sì, anche perché stavo pensando quali altri registri ci sono, nessuno. Ci sono alcune app che tu magari metti ad esempio, come si chiama? Oh, mamma mia, che Zapper, ecco, non mi veniva, Zapper, Zerion, così, che vi fanno un po' il sunto di tutto quello che avete combinato, no? Nel mondo DeFi, con i DEX, con gli spostamenti vari, no? I pool di liquidità. Quindi secondo me lì quello è un ottimo punto di partenza per andare a estrapolare le transazioni. Allora, tutti scappati a nascondere le cripto dopo l'ultima live, esatto, tutti a prendere cittadinanze esotiche, Seychelles, Isole Vergini, io a Panama, io alle Cayman, via, poi ci veniamo a trovare. Ciao Luca, per l'operazione cash and carry tra future 3112 FTX, come gestiresti la posizione nel caso il future andasse per esempio a 80k? A patto che il margine sia sufficiente, mi pare che FTX ti addebiti gli USD persi a tassi che vanno anche al 200%. Allora, in realtà, se utilizzi come collaterale Bitcoin, non dovrebbe sussistere il problema, perché di fatto il tuo collaterale si apprezza assieme all'aumento di prezzo di Bitcoin stesso, quindi è vero, il tuo short va in perdita, però il collaterale cresce di valore, quindi non dovrebbe sussistere quella condizione per cui tu ti devi indebitare, ok? Perché comunque il collaterale ce l'hai.
E quindi non vedo possibili. Oddio, un problema potrebbe esserci qualora lo spot rimane fermo e il future va a finire, va a fare per due, non lo so. Però altrimenti non mi viene in mente niente di controindicazioni particolari. Ciao Luca, te come stai? Te lo chiedo anch'io. Grande, benissimo. Adesso che mi ha riaperto la palestra all'aperto, come vedete, sono il più felice del mondo. Anche oggi mi sono schierato. Scherzi a parte, leggo la tua domanda. Bello il live di ieri, è molto interessante, grazie. Ti chiedo se possiamo analizzare il grafico di CHR e CHZ. Verso dollaro, ok. CHR non ce l'ho ben presente. CHR USDT, che cos'è? Mamma mia, che cos'è? Oddio, ma perché saltano sempre fuori ste cripto che io non ho mai visto in vita mia? CoinMarketCap, andiamo a vederla insieme, che cosa caspita è sto CHR. CHR, Cromia. Mai visto né sentito. Io non, voi lo conoscete? Qualcuno di voi mi può illuminare che cosa caspita è? Qua non dice granché. Cosa dice? Boh, niente. Cioè, che cos'è Chromia? Non dice niente. Gli articoli? Ah, ecco, te pareva, NFT. C'è dentro qualcosa degli NFT. Che dire, che dire, che dire? Ma me la studierò, perché non va, ripeto, non voglio fare il giudicone prima di sapere, però ecco, un andamento del genere mi sembra leggermente esteso, quindi io non lo toccherei. Personale opinione. Cilic invece lo conosco, Cilic dollaro, però mai chiesto, quindi lo andiamo a vedere in dollari. Pure lui è un tantino esteso, un tantino esteso, ma anche lui, se non sbaglio, con Socios e compagnia bella c'ha a che fare in qualche modo col mondo degli NFT, ma c'è poco da fare. È così anche Sand, se non erro, no? Adesso è pompato in una maniera incredibile perché comunque, no, nemmeno, almeno questo è un po' più organico, è un po' più bello come grafico. Porco cane, questo qua, Cilic, è leggermente fuori controllo. Non, vediamo sull'intraday, c'è un clusterino sull'intraday. Però, caspita, arrivare a prendere posizione su una roba del genere un po' mi spaventa, anche perché comunque non è neanche vicinissimo, bisognerebbe più prendere come riferimento questo livello qua, 0,43, però è veramente una roba esageratamente aggressiva e rischiosa. Con un grafico così esteso, non lo so, non fa tanto per me, ecco, mi spiace, ma non lo so, questi sono i livelli chiave nel caso. C'è il cluster intorno ai 36 centesimi e poi c'è 0,43 che è questo picco qui che potrebbe magari venire sfiorato nel caso di un flash dump prima di un'altra partenza a razzo. Questo lo facciamo verde perché di fatto un supporto è un supporto e basta. Andiamo a vederlo anche in Bitcoin se c'è qualche altro spunto. Potenzialmente è identico il grafico. Completamente identico, 4 ore col cluster lì, con il livello di col picco di liquidità qua sopra, anche qua sopra volendo, sui 725 sat, cluster nell'intorno dei 6,30. Pressoché uguale come andamento. Vediamo, vediamo. Io i grafici estesi un po' mi spaventano, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Buonasera, buonasera, finalmente riesco a essere in live, ma benvenuto, è un piacere, più gente c'è e meglio è. Non può costare più di un Caravaggio. Guarda, stiamo rasentando un po' la follia, sotto il. Che poi, cioè, davvero si vede che chi è disposto a spenderci queste cifre per gli NFT, per le opere d'arte digitali, cioè, non penso o ha dei soldi da riciclare, da buttare, o chissà che cosa, o altrimenti, non so, non lo so. Cioè, si vede che ci vede comunque un futuro, di fatto. Altrimenti, non saprei proprio cosa dire, ecco. Dunque, continuiamo con le vostre domande. Ho circa 200 euro da poter accantonare in cripto, ma sono veramente combattuto su quale scegliere a lungo termine. Puoi darmi un suggerimento? Grazie mille. Allora, fermo restando che non è un consiglio finanziario, non posso, sapete, dare suggerimenti, consigli di questo tipo, ma se io avessi una somma da investire inizialmente in una cripto a lungo termine, io mi concentrerei su Bitcoin, chiaramente. Non starei a cercare l'altcoin del caso. È vero che sono 200 euro, quindi tu puoi dire, ma io voglio fare la scommessa, voglio buttarmi così. Però
Però, insomma, o ti fai una ricerca approfondita e vai a capire dove c'è del potenziale e il rischio che ovviamente ti stai accollando, ma se sei appena arrivato potrebbe essere molto complicato e duraturo come studio. Quindi io partirei da Bitcoin e semmai Ethereum. In primis Bitcoin, però. Niente, non si può dire altro. Ciao Luca, sono nuovo nel mondo del trading. Sto seguendo i tuoi video per capirci meglio, scusate, singhiozzo. E già inizio a guadagnare. Mitico, grandissimo, non ti illudere però, eh. Complimenti per il tuo lavoro. Ti volevo chiedere, puoi guardare il grafico di Chiliz? Ecco, l'abbiamo appena guardato. Non so quando uscire dalla posizione. Allora, per uscire dalla posizione devi costruirti tu una strategia prima ancora di prenderla la posizione, mi raccomando. Non ha senso adesso dire esco perché, non lo so, improvviso qualcosa, no? Tu, quando prendi posizione, devi già aver chiaro quando chiuderla, ok? Quindi se aspetti ad esempio adesso un'inversione di struttura, la perdita di un supporto, se punti a un take profit specifico, se fai un po' di take profit lungo il percorso, ci sono tanti approcci e non ce n'è uno migliore di un altro, eh. Dipende tutto da come tu vuoi rimanere esposto, se vuoi rimanere esposto, se volevi un profitto il prima possibile, qual è l'obiettivo insomma della tua posizione. Ecco, questo è un po' il senso di andare a ragionare su un exit strategy. Se ci pensi, Logan Paul ha speso 2 milioni di dollari per 6 box di carte Pokémon, ok? Erano set base prima edizione, ma 2 milioni. Ma guarda, anche quello era stato una roba pazzesca. Ma è stato, ma se ci pensate, cioè, il mondo del collezionismo a volte è così, ma non è l'unico, perché ad esempio anche gli orologi, non in questa portata, però il mondo degli orologi, non so, i Rolex, che usati ti costano il doppio che prezzo di listino, proprio perché sono limitati, c'è hype. Poi uno può dire, vabbè, caspita, un orologio è un bene comunque riconosciuto da tempo, da sempre, e quindi uno può magari capire meglio il discorso dell'apprezzamento. Però è così, nel senso, il collezionismo spesso va in bolla senza particolari motivi, e le carte dei Pokémon anche adesso è un periodo in cui sono particolarmente in bolla, non so se le sono ancora perché non ho seguito, ma ricordo che c'era un periodo che andava di moda, che anche su Twitter si leggeva soltanto quello, soltanto carte Pokémon praticamente, pazzesco, assurdo. Ciao Luca, facciamo un po' di cripto geopolitica. La Cina potrebbe in futuro avere la capacità di fare un attacco 51% a Bitcoin? È un rischio plausibile? Io non credo che gli convenga, e sia dal punto di vista economico, perché è dispendiosissimo un attacco di questo tipo, e soprattutto non saprei, cioè mi sembra, non lo so, mi sembra che non sia una mossa particolarmente furba, cioè che perché dovrebbe farlo, non lo so. Ciao Luca, ha senso fare un pack sulle altcoin con una piccola parte del proprio portafoglio? O sono troppo speculative per un investimento di lungo periodo? Con alti intendo le più grandi, DOT, UNI, ADA, BNB, eccetera. Ma guarda, di fatto no, ci può stare, cioè dipende dall'obiettivo anche lì. Bisogna pensare qual è il mio obiettivo. Cioè, che cosa voglio fare? Io, scusate, stavo bannando uno che sta spammando in continuazione, quindi ho acceso il multitasking. No, comunque dicevo, salutiamo zio Gio, ciao, ci sei stato molto molto piacevole, ma il reddito di cittadinanza e Bitcoin, non so che domanda era, ma una domanda senza senso che ho saltato volutamente, ma la voleva spammare a tutti i costi. Allora, no, dicevo, il discorso del pack sulle altcoin può avere senso se si vuole andare a costruire una posizione di lungo termine su delle altcoin. Quindi tu dicevi le più grandi, ok, assolutamente sì, cioè se uno vuole, io ad esempio l'ho fatto con la posizione su FTT, lo sto facendo con la posizione sull'indice DeFi, l'ho fatto su BNB, no, perché in realtà ce li avevo da prima usando l'exchange. In ogni caso ha senso, cioè non deve, a patto che sia un investimento di lungo periodo, altrimenti no.
Dunque, ma perché riscrivete le stesse domande? Infatti, mi ha anche fatto perdere il filo del ragionamento perché mentre io rispondevo dovevo fare. Ho dato un'occhiata a Phantom e c'è veramente tanta roba, forse un pelino complicata perché ha le prime armi, ma merita un approfondimento. Phantom, che tra l'altro col buon vecchio Andre che sta spostando il mondo, cioè spostando, sta migrando in parte tutta la sua cerchia di applicazioni DeFi, potrebbe diventare una piattaforma valida. Sì, potrebbe essere interessante. Ciao Luca, cosa ne pensi di Chromia e Cilic? Ma come mai oggi tutti ne chiedete? È interessante, però, cioè, non lo so, così tanto, è successo qualcosa? Ciao Luca, ma hai notato anche tu che su Tron ci sono tantissime piattaforme dichiaratamente scam e soprattutto Ponzi? Guarda, è un po' dappertutto, è anche su Ethereum, c'era, com'è che si chiama? Forsage, che è un Ponzi clamoroso, c'era Lionshare, che è un Ponzi clamoroso, su Tron c'è Tron qualcosa, che è un Ponzi clamoroso, sulla Binance Smart Chain sono saltati fuori farm che sono nati e morti nel giro di una settimana, e quindi è un po' così, cioè le blockchain sono anche quello, comunque non essendo teoricamente censurabili, allora ci si può fare qualsiasi cosa, ecco. CHR e CHZ sono i top gainer su Binance. Ah, ecco. Occhio, però, a prendere i top gainer, perché i top gainer hanno già gainato per l'appunto. Ciao Luca, grande, cosa ne pensi di Arc Ecosystem? Non lo conosco purtroppo, mi spiace. Mi spiace assai. Dunque, la domanda su DeFi e CeFi l'abbiamo già letta. I miner di Ethereum voglio fare attacco al 51% per 51 ore al 1 aprile. Non credo che ci. Oddio, che si vogliono opporre all'AP 1559, non lo so, ma non credo che gli convenga. Cioè, sono i primi a cui non conviene, non lo so. Mi sembra veramente strano e non penso che ce la faranno. Cioè, ci vorrebbe veramente c'è un dispendio pazzesco. Non ha senso. Ciao Luke, sempre dall'Olanda. Grande, che ne pensi di Matic Polygon dopo l'annuncio di ieri su Coinbase? Ma guarda, Coinbase o non Coinbase, in realtà è ottima Polygon, perché anche i Layer 2, Matic, no, ho messo un A di troppo, anche i Layer 2 di fatto sono. Scusate, ce la posso fare. Di fatto sono un trend che io credo sia destinato a durare. Come tutti i trend, però, bisogna fare attenzione all'hype, perché al momento si stanno un po' ipando i layer 2, mi sembra, quindi bisogna anche lì fare attenzione, perché dove c'è hype non c'è mai niente di buono, anche se il progetto sotto è buono, quindi bisogna sempre distinguere queste cose. Dove c'è hype di solito conviene aspettare, cioè o si è entrati prima e allora ci si gode l'hype, ma entrare per cercare di non perdere il treno è come un po' rincorrere un treno in corsa e cercare di buttarcisi dentro mentre va, ecco, è parecchio rischioso, io non lo farei sinceramente. In ogni caso, grafico alla mano, time frame settimanale, qui abbiamo un cluster, un pool di domanda sopra i vecchi massimi sui 550-570 sat. Ok, quindi potrebbe essere un entry potenzialmente interessante che si può anche espandere volendo, visto che c'è un po' di irregolarità su questa candela, in tutta la zona 620-520. Ok, questo potenzialmente è l'entry area più vicina. Però c'è un rischio da non sottovalutare di appunto hype esagerata, guardate, è parabolico, è un trend parabolico, e quindi di poi fare il robo puntiforme, cioè il classico top puntiforme tipico da hype, attenzione, che tra l'altro molte coin sono a rischio di una roba del genere, ad esempio il buon vecchio Cardano, guardate, pam pam, Mary e mica Mary che camminava sui sentieri più scuri adesso, mi sa, perché ha fatto la sua punta. E dove c'è hype di solito va a finire così. Ecco, questo è un po' il discorso. Torniamo su Bitcoin nel frattempo perché lo stiamo perdendo di vista. Opla. Allora, leggo ancora un paio di domande così poi andiamo a vedere i grafici.
Potresti chiarire come funziona lo stake di Ethereum 2.0 su Binance, i pro e i contro, come sfruttarlo al meglio? Ma guarda, tu sostanzialmente vai a vincolare gli Ether su Binance e loro ti danno i BETH, si chiamano, che al momento non so quanto valgono, però non sono sempre stati peggati uno a uno su Ethereum, anzi quasi mai, 0,97 infatti, e... tu detenendo i BETH ogni non so quanto, forse ogni settimana, ricevi altri BETH come se tu avessi fatto staking. In qualsiasi momento li puoi riscambiare in Ethereum, ok? Quindi questo è il funzionamento. E però appunto, ripeto, ad esempio se adesso tu volessi scambiare i BETH in Ether avresti un 3% di perdita, 0,97 rispetto a Ether, quindi capisci bene che c'è da tenere in considerazione questo è il rischio, la divergenza BETH e Ether, che convergeranno nel momento in cui uscirà Ethereum 2.0, perché avverrà la conversione. Però l'obiettivo, presumo, di andarlo a fare su Binance è quello di avere la posizione liquida, no? Cioè liquidabile in qualsiasi momento, che tu hai BETH ritorni a Ether, se no non ha senso, tanto vale fare staking in altro modo, non lo so. E comunque questo è. Poi volendo, è vero, perché ad esempio se non erro PancakeSwap offre la possibilità, c'è un bel pool che era abbastanza goloso, ecco, se ve lo trovo, allora BETH, eccolo, BETH Ether, ecco, è sceso 15%, aveva un APR molto più alto, però adesso è sceso. In sostanza, se poi si voleva usare i BETH per andare a farmare in sostanza il 15% di rendimento senza impermanent loss, perché BETH Ether non è che va a fare dei per 2, per 3, robe del genere, e quindi era un buon modo per ottenere rendimento. Però vabbè, non è questo il caso. Quindi torniamo a noi e andiamo a leggere qualche altra domandozza. Dunque, un exit strategy per questa bull run per non vendere troppo, per la bull run pasquale per non vendere troppo presto, ma su Bitcoin intendi? Ma guarda, io lo sapete il mio metodo qual è, nel senso io non ho intenzione di uscire da Bitcoin, questo lo sapete bene, e non ho intenzione quindi di pensare a quando vendere la mia posizione. Però ovviamente non voglio neanche che il mio portafoglio abbia degli sbalzi d'umore degni di una donna durante il ciclo, no? Pertanto voglio proteggermi quando vedo delle possibili inversioni di trend, ecco. E quindi lì la strategia della copertura short. Io di solito quando vedo dei primi segni di perdita di struttura oppure di inversione di trend, perdita di struttura, un esempio era questo, il cluster violato a ribasso e ritestato, ok? Qua era la perdita di struttura perché per la prima volta si è perso un supporto, mentre l'inversione del trend di fatto è fare un lower high e un lower low, cioè questo non lo è stato, ma se avessimo fatto ad esempio così, poi così e così, questa era un'inversione del trend. Primo segno al lower high, secondo segno al lower low. Pertanto questi, volendo, sono dei punti sui quali andare a ridurre o chiudere addirittura la posizione. Poi a scelta, nel senso, se io voglio rimanere, cioè nel dubbio rimanere fuori, allora è meglio chiudere la posizione il prima possibile e poi aspettare i segni successivi, i setup long successivi. Se invece la mia premura è di rimanere in Bitcoin il più possibile, allora vabbè, vado a ridurla un pochino la posizione o a coprirla con uno short. Altrimenti ci sono i classici take profit strada facendo, cioè nei momenti di particolare euforia, quando si ritraccia poco, quando i supporti tengono addirittura quelli intraday, e così si può pensare di ogni tanto fare un pack all'inverso, una sorta di pack all'inverso, però è l'approccio sinceramente che mi piace meno. Io preferisco aspettare i segni di inversione di struttura. Questa è una possibile exit strategy. Ad oggi, considerando il grafico Bitcoin Ether, ha senso uscire da Ether ed entrare con quella somma su Bitcoin, o magari uscire in Tether e poi al primo buon ritracciamento rientrare in Bitcoin? Allora, dovremmo andare a vedere Bitcoin Ether, che lo vediamo tra pochissimo, perché adesso giro sui grafici.
Però secondo me c'è una componente predittiva in questa tua affermazione, nel senso al primo ritracciamento rientrare, uscire, troppi se, troppi ma, nel senso ci vuole un piano più concreto. Cioè, tu guardi Bitcoin Ether, cosa ti dice? Cioè, ti dice che tu per la tua strategia devi rimanere dentro o rimanere fuori? Dipende, ok? E in base a quello decidi. Poi, se andare in Bitcoin o se andare in USDT, li fa parte ancora a monte, una strategia a monte, ovvero tu tieni sempre Bitcoin come collaterale o tieni sempre USD e cerchi di fare profitto di volta in volta? Quella è un po' l'altra differenza. Quindi bisogna ragionare su questi due aspetti. Al momento io vado a dare un occhio ai grafici perché è giunta l'ora. Dato che anche oggi, secondo me, Bitcoin non ce lo dà, sto benedetto il time high. Comunque, l'abbiamo già detto prima, la situazione, l'abbiamo già detta prima la situazione in cui ci troviamo, ovvero prossimità degli all time high, per l'appunto, 58K e dintorni, sfiorati, primo approccio da parte dell'offerta che ha ributtato anche oggi sul primo supporto attualmente esistente che è quello sull'intraday. Torniamo sull'intraday perché secondo me ha più senso guardarla da questo punto di vista. Guardate, la domanda qui, cioè veramente urla, urla la domanda, sembra che abbia una voglia pazzesca di andare a rompere i massimi, cioè guardate che roba. Allora, partiamo da qui, dalla formazione di questo costrutto di bottom, no? Quello che effettivamente è stato il culmine del ritracciamento. Noi abbiamo ritracciato un po', abbiamo bottomato in zona 44-45 mila, che era il nostro supporto, l'avevamo identificato all'inizio, no? Quando guardavamo tutti i supporti principali, noi avevamo comunque tra i maggiori proprio loro, avevamo 52K, il cluster. Immaginatevi di essere qui, ok? 52K, poi 48,7, questo range high, range middle 46,5, range low 44,8 e poi pool di domanda qua sopra, pool di domanda qua sotto. Questi erano un po' i livelli chiave, no? Quindi l'accumulatore cosa fa? L'investitore di lungo periodo? Prende i livelli chiave, va a soppesare posizioni, no? Poi ovviamente non è che si fermano qui, c'era anche 40K e poi a scendere. L'accumulatore quando storna va a posizionare dei diversi entry in base al rischio che vuole tollerare, ovvero più li posizioni in alto, più rischi di andare in perdita in drawdown durante il ritracciamento. Più li posizioni in basso, meno hai questo rischio, ma maggiore è il rischio di miss, ovvero che non ci arriva fin lì e quindi tu non riesci ad alimentare la tua posizione. Questo è un po' il discorso, però qui stiamo andando off topic perché questo è più da investimento. Lato trading, torniamo invece a noi. Ve lo faccio vedere subitissimo. Allora, abbiamo avuto, ripeto, l'attacco un po' a tutti questi livelli, un po' dal basso, un po' dall'alto. Poi, questo ha fatto da bottom, 44-45K, il pool. Abbiamo rimbalzato un po', poi i 52K ci sono stati di intralcio abbastanza volte, vedete, una, due e tre. Poi li abbiamo rotti. E allora qua abbiamo iniziato a godere un po' perché di fatto avevamo sempre sull'intraday il nostro 54K che era l'origine, vedete, di quest'ultima leg down, no? L'area un po' di un'area di confine tra il territorio bullish e quello ancora neutrale. Abbiamo lateralizzato un po', abbiamo creato questo piccolo range proprio nell'intorno di quel livello chiave lì. Curiosa questa cosa. Tra l'altro qua sopra c'era un pool di domanda che se trasposto poi diventa il nuovo range high. Cose che ovviamente a priori non si può sapere, eh. È tutta roba col senno di poi, che di fatto non aggiunge nulla, perché poi il supporto, il livello chiave ce lo dà il grafico qui nell'ultima sua fase. Quindi noi abbiamo rotto a rialzo i 52K, poi ci siamo fermati un attimino e poi abbiamo deciso di fare un piccolo range e romperlo ancora a rialzo. Breakout retest, poi qua ormai siamo compressi, no? Tra i massimi e quest'area e quindi abbiamo pescato un po' di liquidità di nuovo da qua, attacco ai massimi, l'offerta che reagisce. Reagisce con violenza qua, liquida un po' di posizioni, va di nuovo ad attingere dalla liquidità qui dentro e si scatena un sacco di domanda. Guardate, questa è tutta domanda che
che si è scatenata esattamente qui. Assorbe tutto e attacca di nuovo i massimi. Sono veramente curioso di vedere cosa accadrà al primo sweep dei massimi. Questa è la mia curiosità principale. Attualmente il top assoluto qua è sui 58,5. Quindi io mi aspetto che la reazione forte dell'offerta, se ci deve essere, ci sarà allo sweep di quei livelli, di quel livello lì. Quindi noi andremo a osare appena sopra, si scatenerà liquidità, ok? E poi c'è da vedere cosa accade. Accade che viene assorbita o accade che ha follow up e rimane fuori? E in base a quello potremo decidere la nostra prossima mossa. In particolare, se il breakout rimane confermato, allora si va a cercare ovviamente la costruzione di una posizione long. Ci sono già state opportunità, perché di fatto noi avevamo detto sopra i 52k si può andare a costruire la posizione long su ipotesi di accumulazione, perché di fatto non siamo più nello scenario di ritracciamento, ok? Invece nel quale invece non è auspicabile costruire un long. Noi usciamo dall'ipotesi di ritracciamento, andiamo nell'ipotesi di accumulazione e pertanto diventa auspicabile costruire il long. Poi c'è stato questo equal high per adesso, che ci va a confermare comunque il fatto che la domanda è incalzante, è molto forte, e quindi insomma la prima opportunità di costruzione di long è, ripeto, o il breakout confermato, quindi nuovi massimi e price discovery in arrivo, o lo storno. Se dovesse adesso iniziare a stornare, è aperta la caccia al high, buonanotte, al long, come si suol dire. Mi sono impappinato in maniera incredibile. E quindi ecco, questo è un primo approccio. Nel caso in cui non andiamo neanche a fare lo sweep, che è possibile, ad esempio adesso andiamo a ritracciare subito, non varia la cosa, ok? Quindi noi andiamo comunque a caccia del long. Anzi, vi dirò di più, se facciamo lo sweep e poi ritracciamo con violenza, l'offerta potrebbe essere un po' più aggressiva, un po' più cattiva. Quindi io preferirei quasi un ritracciamento immediato piuttosto che uno sweep ritracciamento, perché sweep ritracciamento va a intrappolare un po' di long, va a creare della selling pressure, va a creare una situazione meno ideale secondo me rispetto al ritracciamento immediato. E non è comunque uno scenario short, perché per parlare di short bisogna secondo me aspettare parecchio, perché di fatto insomma fare uno storno, un equal high in questo modo, per parlare di nuovo di short, insomma quantomeno dobbiamo perdere in maniera drastica i 52k e andarli anche a retestare dall'alto, quindi perdere tutta questa zona. Ma non so se basterebbe anche quello, perché io non so sinceramente se riaprirei lo short già a questo punto. Forse aspetterei addirittura un livello un po' più basso, non lo so. Sta di fatto che adesso lo short non mi ispirerebbe più di tanto. Cosa che in teoria, adesso sto vagliando un po' tutte le ipotesi possibili e immaginabili, il trader intraday potrebbe dire: bene, io aspetto lo sweep qua in alto e qua lì volendo c'è un'opportunità di short. Sì, è vero, però io sto parlando comunque di posizioni più di medio periodo, non del trade intraday finalizzato a prendere lo short da qua e a iterarlo fin qua, che quello è un trade che ci può stare, però non sono intenzionato a seguire questa possibilità. Quindi niente, le possibilità, ripeto, sono quelle che abbiamo visto: tenere d'occhio quei livelli lì, tenere d'occhio l'eventualità di sweep degli high e la reazione, quindi attenzione a fiondarsi dentro non appena rompiamo, perché potremmo cadere trappola proprio dello sweep degli high. In quel caso lì attenzione al ritracciamento, perché si potrebbe andare a finire su livelli interessanti per costruire il long, 1, 2 e 3 in particolare. E altrimenti, se facciamo il breakout e lo confermiamo, non appena si lateralizza o si storna un pelino anche sulle 4 ore, perché rientriamo in FOMO mode, lì si costruisce la posizione long. Sì, quello che farei io, non sono consigli finanziari, è sempre super sottinteso tutto questo, però vabbè, io dico quello che penso, ecco. Dunque, Ethereum.
Ethereum, gioie e dolori, molti più dolori che gioie. Io ho costruito la mia posizione long e lui me la liquiderà, sicuro, sicuro come l'oro. L'ho costruita un po' qua e un po' fin qua, alla fine sono entrato in quest'area. Lo stop loss ce l'ho sotto i minimi e state tranquilli che me lo prende, me lo sento. Però vabbè, è il rischio del mestiere. Qui forse ho peccato un po' di FOMO, perché mi ha fregato questo falso movimento qui. Cioè, nel senso, lui ha fatto questo botta di domanda che mi ha fatto pensare che comunque di fatto ci fosse una voglia di invertire il trend. Qua si è creato un clusterino ritestato, poi siamo rimasti sopra addirittura i 335. Qua con la candela, con questa candela l'abbiamo confermato, l'abbiamo addirittura ripescato del giorno dopo, però poi li abbiamo persi. Falso movimento, ma mi ha fregato abbastanza. C'è da dire che il macro non era dei migliori, quindi io forse ho peccato lì, ecco. Perché io, nonostante qua siamo in una fase ribassista, quindi di bias abbastanza bearish sul breve, io ho voluto cercare il long a tutti i costi. Fate bene a darmi del fanboy di Ethereum, me lo merito stavolta. Al momento non è assolutamente auspicabile una posizione long su Ethereum, fin tanto che almeno non recuperiamo questo 0.035 stavolta, si è spostato in alto. Dunque, Dominance, che anche lei è d'obbligo guardarla ormai, attenzione, 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 perché guardate cosa succede. Succede che la nostra fase laterale sta continuando, così, ok, è in lateralità, però sta iniziando, ecco, a farsi un po' strada verso l'alto, cosa che non piacerebbe a chi va a operare sulle alt. Quindi attenzione con le altcoin, non è il momento di correre dentro alle altcoin. Tra l'altro, caspita, si stanno prosciugando le altcoin oggi, eh? Non so se c'entra qualcosa la food di Binance o che caspita succede. Sushi no, ad esempio. Uni no, forse perché sono i DEX, non lo so, non so se è un effetto Binance, non riesco proprio a capire. Matic no, Litecoin, che vabbè, lasciamo stare. Cava, a proposito di Cava, ecco, ve lo faccio vedere perché l'ho condivisa anche oggi su Telegram. Cava sta facendo un possibile costrutto di bottom anche lei. In particolare è andata a prendere i 10.000 sat sul settimanale qui è andata a prendere la liquidità sui 12.200. Quindi se chiudiamo il settimanale in maniera un po' decente, cioè sopra perlomeno i 10.000, facciamo, potrebbe essere interessante cercare il long un po' aggressivo, ok? Perché questo di fatto diventerebbe un bottom. Ripeto, bisogna vedere il settimanale come si comporta, non affrettare troppo le cose, però potrebbe essere curioso. Tra l'altro me lo volevo studiare un po' a Cava, perché come piattaforma di DeFi non sembra male, per metterci BNB, USDT, Bitcoin addirittura. Ve la mostrerò perché potrebbe davvero valerne la pena. Bene, io direi che qua ho terminato la mia disamina sulle alt. Sì, vai di Cava, ecco, bene. Livello BNB di ingresso per long. Allora, andiamo a vedere BNB Bitcoin. Eccolo qua. Sul settimanale non c'è ispirazione. Sul daily siamo all'interno di un range, no? Guardate. Tac, range low e range high qua. Con pool di offerta qua sopra, molto forte, devo dire, l'offerta, e domanda. Quindi al momento vige l'operatività all'interno del range, ok? Quindi teoricamente si potrebbe andare a cercare i falsi breakdown, quindi la presa di liquidità qua sotto per poi rientrare all'interno del range, quindi failure swing, quindi tac e tac, falsi movimenti come questo al contrario, per capirci. Pescare da qua e poi rientrare nel range, con target però il range high, perché adesso è un po' compresso il movimento di BNB, come vedete. Altrimenti si potrebbe anche pensare a voler costruire una posizione accumulativa, visto il range comunque in una fase di uptrend molto violento, cioè magari qua proprio dalla liquidità qua sotto costruire una posizione più accumulativa per poi eventualmente seguire un successivo breakout.
però no, ho sbagliato, ecco, però attenzione all'estensione, perché di fatto il mercato di BNB è stato parabolico. Quindi lo scenario di invalidazione sarebbe perdere questo livello e iniziare a chiudere comunque qua o qua delle candele giornaliere, partirebbe una fase di storno, altrimenti, ripeto, scenario da range o costruzione di posizione long sulla base proprio del range low e della liquidità che ci sta sotto. Ecco, questo è. Amici, bene, vi ho tediato abbastanza con un po' di cenni sulle altcoin, su Bitcoin. Stavo pensando se dirvi un'altra cosa, no, perché mi era venuta, no, me la tengo per un'altra volta, perché altrimenti divaghiamo e allunghiamo troppo il live. Mi era venuta in mente una cosa, ma vabbè, è una chicca che vi dico magari lunedì nel prossimo live. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio come sempre chi si abbona e ricordo che vi potete abbonare in maniera completamente gratuita se avete Amazon Prime tramite Amazon Prime Gaming e in sostanza mi fate una piccola donazione per voi a costo zero. Cosa c'è di più bello? Tutti contenti ed è fantastico. Poi vi ringrazio anche per il supporto che mi date, siamo quasi a 50.000 su YouTube e devo ancora capire cosa fare per festeggiarli, mi dovrete dare questa idea, comunque seguitemi mi raccomando su YouTube, sganciatemi un botto di like, commentate, insomma spingiamo il canale più che possiamo che io mi gaso in una maniera incredibile. Detto questo vi faccio di nuovo un caro saluto, vi auguro un buon weekend e noi ci rivediamo lunedì più sul pezzo che mai e chissà che non ci troviamo Bitcoin all'all time high. Alla prossima e di nuovo buon weekend.